Il volo Sarajevo-Roma è durato poco più di un'ora, ma Papa Francesco non si è sottratto alle domande dei giornalisti pur dopo una giornata lunga e intensa. Anzitutto riprendendo un tema toccato durante l'ultimo evento del suo 8° viaggio apostolico, l'incontro con i giovani, sull'uso di computer e televisione. Papa Bergoglio ha chiarito che ci sono due cose differenti da considerare, le modalità e i contenuti. Il linguaggio virtuale infatti è una realtà che non possiamo negare, ma deve essere al servizio del progresso dell'umanità, altrimenti diviene una malattia psicologica. Per quello che riguarda i contenuti, ha aggiunto, bisogna stare lontani da programmi vuoti o sporchi. E noi sappiamo che il consumismo è un cancro della società, il relativismo è un cancro della società. Di questo io parlerò nella prossima enciclica che uscirà entro questo mese. Riguardo alle visite in Europa, il Pontefice ha detto che preferisce entrare nel vecchio continente passando per le periferie. È un segnale. Io vorrei incominciare a fare le visite in Europa nei piccoli paesi e i Balcani sono martoriati paesi, hanno sofferto tanto. E per questo la mia preferenza di qua. Dopo aver ribadito che chi vende le armi e poi parla di dialogo e accordi internazionali è solo un ipocrita, Papa Francesco si è poi pronunciato anche sulla questione Medjugorje, su cui è stato fatto un approfondito lavoro da una commissione voluta da Benedetto XVI e presieduta dal cardinale Camillo Ruini. Siamo lì per prendere decisioni. E poi si diranno. Soltanto alcuni orientamenti si danno ai vescovi, ma sulle righe che si prenderanno.